sera la nostra trasmissione, lo abbiamo già detto nelle ultime puntate, si avvicina alla fine del secolo, alla fine del Novecento e rallentiamo un po' perché sono tante le vicende da ricostruire e da commentare insieme. Quelle di oggi, nella prima parte in particolare della puntata, hanno una caratteristica che è qui in studio con noi e presentiamo subito il nostro regista Raffaele Maulella è da questa parte della barricata stasera. Perché? Perché siamo a cavallo fra la fine degli anni 70 e gli anni 80, di questo parleremo con Giovanni Pardi, ovviamente, e in questi anni Spezia è caratterizzata come molte città d'Italia dallo sviluppo, dall'esplodere quasi delle televisioni locali, delle radio, un po' abbiamo già parlato nella precedente puntata, in una precedente puntata. Allora, le televisioni vuol dire Tele Liguria Sud, anche perché in questo momento di quelle televisioni che furono almeno tre, poi qualcuna arrivava eh, di straforo a Spezia, eh, è rimasta solo Tele Liguria Sud. E dei primi eh, operatori, tutti volontari, oltre a chi vi parla, a Tele Liguria Sud sono ancora in attività eh, Raffaele Maulella, appunto il regista di questa trasmissione, e eh, il direttore Paolo Carrozzi. Sergio Diofili, che in questo momento è in regia, ha sviluppato invece la sua esperienza in un'altra televisione locale che a quel tempo esisteva, uno tv, ma ne parleremo più avanti. Eh, dobbiamo dunque parlare di queste vicende, tenuto anche conto che Raffaele Maulella a questo argomento ha dedicato la tesi di laurea. Eh, partiamo di qui Raffaele, eh, perché hai scritto la tesi e che cosa dice la tua tesi di laurea? L'idea della tesi di laurea è venuta non era venuta tanto a me, era venuta al mio professore di sociologia. Io mi sono laureato in pedagogia all'Università di Genova, e si chiama adesso è in pensione Vaclav Beloraschi, un ragazzo scappato nel 68 da Praga, aiutato da alcuni intellettuali italiani che era venuto in Italia ed era docente di sociologia all'Università di Genova. Parlando di televisioni, siamo negli anni Ottanta, era il periodo in cui fino agli 80 il periodo in cui usciva prepotentemente per affacciare sulla scena politica Silvio Berlusconi con le reti private lui rimase stupito dell'esistenza di una televisione non commerciale lui concepiva le televisioni conosceva le televisioni commerciali in Italia Canale 5, Italia 1, Rete 4 le, le e altre le prime tv commerciali certo. quando gli raccontai di questa esperienza di una tv che nasceva per comunicare e non per vendere, lui rimase entusiasta e disse ero appena al secondo anno, quindi mi diede la tesi praticamente al secondo anno. quasi all'inizio. Rimase stupito di questa cosa e da lì nacque l'idea di fare una, un po' la storia dello sviluppo della televisione in Italia, fino alla nascita di quelle che quando nacque avevano quattro nomi, le tv libere, commerciali, private e locali per identificare la differenza sostanziale con la TV pubblica nazionale. E poi, la conclusione della tesi, la storia di una televisione in particolare, la storia di Teleguria Sud. Era, era una nostra. situazione un po' particolare, nel senso che nasceva la televisione perché i costi di trasmissione si erano abbassati, certo. erano nati i primi impianti a basso costo. E naturalmente la Corte Costituzionale aveva un po' di Ma questo successe dopo, ah. perché all'inizio le tv cominciarono a essere aperte in virtù di una mancanza di, 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 di normative. La prima nacque a Biella, Telebiella di Giuseppe Sacchi, un ex regista della RAI e della TV Svizzera. Nacque via cavo, non via etere, con una rete di cavi coassiali, come quelli, adesso abbiamo internet, all'epoca c'era il cavo coassiale. Nacque e poi fu chiusa fu occupata dai carabinieri della Guardia di Finanza metà degli anni 70 chiusa prossima è a metà degli anni 70 poi nacque una tv telesuperba a Genova nacque Tele Libre a Firenze e a quel punto erano arrivate prima ricordiamolo le tv straniere in Italia Tele Monte Carlo che all'inizio si, si vedeva istria. solo in Liguria Tele Capodistria che si vedeva in Italia la tv svizzera si. furono fatte delle reti da gestori italiani, per ripetere, le tv, bloccate dal governo, poi risbloccate in quanto, ahimè, non si poteva vietare a un segnale estero di giungere in Italia. E poi, davanti a una situazione del genere, nel 1976 la Corte Costituzionale decise che le televisioni in ambito locale. Potevano esistere che la trasmissione a livello nazionale era riservata al gestore pubblico, alla RAI, mentre in eh, ambito poi locale. Però l'errore fu di non definire l'ambito locale. Beh, perché che, Milano e Spezia. Non definirono no, no, la vastità dell'ambito locale. Appunto. Io seguì un processo. Al, eh, Berlusconi iniziò a trasmettere in ambito nazionale con le sue reti, collegando varie televisioni. Sì. E io assistetti a un processo a Genova, uno di questi gestori per la Liguria, in cui l'avvocato difensore disse che non essendo definito ambito locale, la, diciamo la superficie dell'ambito locale fisica, visto che Mediaset fino in vesta all'epoca occupava l'80% del territorio nazionale, non era nazionale, allora era locale. Va bene, Poi, ma torniamo a Tele Liguria Sud. <ride> Teduria Sud nacque dall'idea di un sacerdote all'epoca ecco. abbastanza folle che era il parroco della parrocchia in cui ero, io, Santa Maria Assunta alla Spezia, Don Dino Viviani. Lui aveva appassionato di radio, appassionato di elettronica, lui fu parroco al santuario di Soviore in anni precedenti, in anni precedenti. e a Soviore, famiglie distanti, famiglie contadine, persone ammalate, lui costruì un sistema di trasmissione radio della messa, facendo la parte di trasmissione in chiesa e costruì ricevitorini a valvole da dare a queste famiglie più lontane. E questo fu un esperimento, io credo, unico in Italia, forse mai riconosciuto a livello non cioè, quasi da Gintesi dei prima. Radio a Galena. Non erano, no, no, erano radio, radioline a valvole. A galena diventava difficilissimo eh. sintonizzare. Non entriamo nei dettagli della radio a Galena che per una persona normale diventava impossibile. La radio a valvole era una frequenza stabilita da lì lui nel 77, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, decise di aprire una televisione, di fare in modo che il messaggio cristiano potesse arrivare a più persone utilizzando strumenti che lì per lì potevano sembrare non idonei all'epoca, anche se, ricordiamolo, il Concilio Vaticano II lo, lo disse esplicitamente che gli strumenti della comunicazione sociale io preferisco chiamarli strumenti di comunicazione sociale, non mass media, sì, certo. che anche sia italiano, latino anzi, certo, mass media, certo. però da un'idea diversa, da un'idea di un qualcosa che viene lanciato sì, come sì. un sasso di uno stadio. In... Eh, però, allora, nell'archivio di Tele Liguria Sud, che fra l'altro tu curi molto bene, eh, c'è una intervista al nostro fondatore, al fondatore, sì, Monsignor perché... Dino Viviani, Quindi, molto restio a concedere restio, interviste e la concesse è... al Tg dei ragazzi eh, quindi pochi anni prima fra l'altro sì, di, di lasciarci sì. perché è morto ormai da diversi anni ecco se, facciamo dire a lui il motivo per cui ha fondato Tele Liguri allora mi è venuta l'idea di entrare anche in questo campo, in questo settore perché entrare? Secondo voi perché? Perché mi piaceva farmi vedere e alla televisione per vedere no? La televisione è uno strumento importante. Ora, chi ha delle, dei compiti nella società, come potrebbe essere il parroco o anche il cristiano semplice, deve essere molto preoccupato di poter usare anche gli strumenti che sembrano forse inidoni, non, non tanto per, per comunicare il messaggio del Vangelo. Questo è il compito. Era, naturalmente poi la televisione ha preso altre, altre strade, è diventata commerciale, eh, è diventata politica, e questa è una televisione religiosa, per trasmettere il messaggio del Vangelo, far conoscere a tutti, anche quelli che non hanno la possibilità o la volontà di frequentare, di conoscere il messaggio del Vangelo. Tant'è vero che... Il mio sogno era quello di poter dare alla, alla parrocchia mia, perché Santa Maria, era, era, ora sono, non sono più parco, era Santa Maria: alle persone che sono in casa, magari per malattia o per, per anzianità e non possono frequentare la chiesa, di partecipare anche dalla casa alla messa, mantenere una, la possibilità di un contatto. Ora parliamo del piano religioso. Poi potremmo allargare il piano anche sociale. Eh, eh, allora, lo scopo della televisione, pensate da me, e della radio, è della radio, perché ho messo su la televisione e la radio. E la funzione della televisione, secondo il mio punto di vista è chiaro, non, non è che detti delle norme generali. Secondo quello che penso io, la televisione locale dovrebbe avere il compito. Di mettere in evidenza le cose del posto. Soprattutto i programmi, era il problema grande dei programmi per mettere insieme. Anche se l'idea di fondo era quella di valorizzare le, le risorse locali, era proprio artigianale, ecco, diciamo, una cosa artigianale, molto inven inventata, molta invenzione. Poi quando cessano le invenzioni. Non è che eh, sia la stessa cosa. È più interessante quando, eh, per esempio, i programmi si pensano, si studiano, si preparano alla buona, cercando anche di, attraverso dei mezzi eh, improvvisati di poter realizzare delle cose accettabili, eccetera. Tant'è vero che le differenze si vedono, sono enormi, eh, anche tecnicamente. Però eravamo molto soddisfatti, molto contenti di quando si facevano le cose. E c'era anche molto entusiasmo da parte di, di, di... che non erano... lui era un ragazzo, altri, anche Pallino, anche un eh, ragazzo, anche lui. E qui eh, la devo dire questa cosa perché io ho, eh, nel, nella memoria, come fosse oggi, il fatto di della, eh, Raffaele eh, Pallino... Che erano um, a origliare, a occheggiare no? dalla porta delle, dello studio, non erano ancora inseriti perché erano troppo ragazzi, insomma io avevo un po' di, di difficoltà perché eh, le, le, le pericature erano costose, quindi temevo che eh, non avrebbero invece, poi si sono inseriti ottimamente sia loro sia altri. E tra l'altro devo anche dire che... Eh, Data la possibilità di, di, di acquisire delle cognizioni, io stesso acquisire le condizioni che non avevo. Tele Liguria Sud è stata la prima tv diocesana e ha fatto scuola ad altre televisioni? No, non posso dire con, eh, se realmente è stata la prima televisione parrocchiale, chiamiamola così, o diocesana la nostra, certamente è una delle prime anche di fronte a diocesi molto più grandi, compreso Milano, Torino, vi devo raccontare l'episodio della diocesi di Torino che è venuto da noi, tra l'altro ero un po' in difficoltà perché io mi consideravo talmente mo piccolo, modesto, impreparato da avere la visita del vicario generale e di un parroco di Torino per vedere come abbiamo fatto. A mettere su una televisione eh, che è un lavoro impegnativo, un lavoro molto impegnativo. E poi Torino si è, si è adottata di una televisione, pure del Torino, ma dopo, parecchio dopo di noi. Eh, Giovanni Pardi, tu come hai vissuto, come hai visto il sorgere di Tele e delle altre emittenti locali, a quei tuoi tempi? Allora, io ero un parrocchiano di Sassoni, un parrocchiano di Santa Maria. E ho conosciuto Don Dino in occasione della prima comunione di mia figlia. E Ricordo ancora con emozione il fatto che eh, mia figlia fu oh, scelta come chierichetta, era la prima ragazzina. Sì, chierichetta era uno dei primi, se eh, non il primo chierichetta. a usare, a e, usare a e poi Donino era. Un uomo socievole, cioè non, non voleva stare mai con le mani in mano, mai, certo. mai solo, era sempre in compagnia. E, e ci ha raccontato tutta la sua, la sua ricca storia a Soviore, dove eh, da ragazzino, tornando indietro con la memoria, alle, alle visite in piazza del mercato, negli anni 50-60, si vendeva la famosa cacciotta di Soviore che lui con lo stesso sistema delle radio aveva co collegato le famiglie contadine con la mucca sì. e, per portare il latte eh, a, a Soviore, quindi gli dava un sostegno economico anche diretto e poi lì a, a Soviore nei locali del santuario confezionava questa... questa allora, questa Don Dino Viviani, scusa se ti interrompo Giovanni, poi ti do la parola, ma ricordiamo che è stato un sacerdote importante sì. per quel territorio per Spezia, lui era il curato di Don Mori in Piazza Brin sì. negli ultimi anni della guerra sì. e resse la parrocchia di Piazza Brin quando Don Mori sì. fu arrestato sì. e eh, poi imprigionato fino alla liberazione a Genova. Quindi Don Dino giovanissimo era il reggente della parrocchia di Piazza Brin che era il, un luogo dove c'era Presente la resistenza, ne abbiamo parlato in un'altra puntata. Un e poi dopo è andato avanti ed è tornato a Santa Maria. L'emozione no, le, 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 che comunicava Dondino era anche nella, nella sua attività ecclesiale. Le, sì. le, le prediche di Dondino non erano mai eh, assolutamente teologiche né assolutamente politiche, però aveva il dono di collegare le scritture e i tempi in cui viviamo senza cadere nell'accusa uh, di propaganda o altro. Aveva una capacità di studio incredibile, era era una finezza biologica che dormiva spesso... Dormiva poco, dormiva noi, poco. Noi parrocchiani, poi a Tenerigura lo vedevamo arrivare in tuta da metalmeccanico meccanico con saldatore, mi ricordo una notte alle due del mattino a sistemare un rec col flessibile che tagliava, penso svegliando parte del quartiere, parte della parrocchia. Però aveva una finezza teologica. È una caratteristica che fuori era sempre con la tonaca tradizionale alla ah, Don Camillo. Che non l'ho mai questo. visto in chile. Ma mai visto. In bicicletta in bicicletta. tonaca, con le retine per evitare che la tonaca si impigliasse eh, sì. nei razzi. Bene. Della però torniamo al nostro argomento. Quindi abbiamo sentito eh, il motivo dell'iniziativa, eh, sì. che viene. Eh, Vista anche un po' con stupore in città la TV del prete, no? La televisione sì, del prete. Sì, Chiara, Un po' di riserva, era, città laica, Spezia. Telegra Sud era vista come la TV dei preti, questo è evidente. Anche se fin dall'inizio Dondino non volle una televisione confessionale. Esatto. La sua idea era quella di uno strumento di comunicazione laico in cui, passasse un... in cui però passasse un messaggio di tipo cristiano. Certamente. Telegoria Sud ha intervistato tutti, noi abbiamo ancora in archivio certo. un'intervista ai bonzi che erano venuti in tv con i tamburi a fare una precedenza. Cioè certo. Dal punto di vista politico era aperta a tutti anche se... C'era a quel tempo la una linea politica dei cattolici. C'era una linea, mi ricordo le battaglie di te come direttore di Telegoria certo. Sud, un esempio dei tanti sugli scavi delle fognature di Via Chiodo su cui abbiamo picchiato. Sì anni perché non finivano mai. No, poi, Ma soprattutto chiaro, si cercava il, di dare una no, lettura cristiana anche il degli eventi. principio era quello di dare una lettura cristiana degli eventi, non fare una radio un attivo confessionale. Ho detto radio, è stato un lapsus perché, come ha detto Don Dino nell'intervista, noi avevamo anche la radio. Radio nata qualche mese prima della televisione col nome di Radio Centro Spezia ed era al terzo piano del campanile di Santa Maria. Guardando da Via Rattazzi verso il Campanile, nell'ultima bifora, trifora anzi, del Campanile c'è ancora una staffa di acciaio che era quella che reggeva l'antenna di trasmissione di questa radio. Poi si trasferì, nel Campanile, era col rumore delle campane, soprattutto l'oscillazione che fa la struttura in cemento armato quando suonava a mezzogiorno, si trasferì diciamo, al piano di sotto, sotto Tele Liguria Sud, con il nome di Radio Liguria 91. Lì è stato un peccato averla persa. Diventava difficile col volontariato mantenere una tv, una radio. Quindi alla fine è stata data in gestione a persone che non l'hanno, non mm. sono riusciti a mantenerla e abbiamo dovuto chiuderla. Ma era uno strumento anche quello con una scelta radicale per l'epoca: chi ci ascolta, chi ha i capelli di questo colore può ricordarselo: le tv facevano le dediche, la gente telefonava, dedico sì. questa canzone. Noi avevamo scelto di non fare dediche, non trasmettere disco music. Avevamo tutti gli altri generi musicali, dal le rock radio. al country alla radio, al, sì. alla musica classica, trasmissioni impegnate. Però purtroppo, ahimè, le radio sono sparite tutte, anche in modo doloroso, l'ultima, molto doloroso, ma sono scomparse tutte. A proposito di dediche però in televisione e qui mi piace ricordare una persona che voglio salutare di qui se ci vede Franca Fagioni che faceva una trasmissione la domenica mattina dopo la messa interloquendo con gli ascoltatori. Quello, ecco, questo è da un punto di vista hai toccato il tema di base da un punto di vista sociologico, eh, sociologico. delle televisioni locali e delle radio locali. La possibilità della tv di parlare col telespettatore. È una cosa che le TV la RAI ha imparato dalle tv locali. La Bene. trasmissione di Raffaella Carrà, la prima con le telefonate del pubblico, la trasmissione storica di Radio 2 chiamate Roma 3131 di Corrado Guerzoni, sono nate dal, dal, dalle tv private. Perché? Io, eh, cittadino, potevo vedere finalmente su quella scatola che avevo in casa le immagini della mia città. Per noi, Spezzini, le immagini di Spezia era impossibile vederle sulla TV nazionale se non in caso di qualche sì. disastro, sì. l'incendio di Leonardo da Vinci nel golfo, piuttosto che. E comunque si vedeva poco di spesso. Si spezia. vedeva poco e la poi scrivevano in genere, scrivevano in Italia, in Genova, Genova sì. sotto. quando. Sì. Invece proprio il fatto che il pubblico poteva vedere se stesso nella televisione, soprattutto anche un, un fatto ascoltarsi. di... Ascoltarsi. Fa... Ascoltarsi e l'idea che ebbero le, le tv locali all'inizio di aprire i telefoni fu veramente travolgente perché la gente poteva porre i suoi problemi hai condotto due trasmissioni famose a teleliguria che erano a park prima e poi con quel nome cambiata con un nome complicatissimo facendo riferimento all'avvocato civile l ombudsman, ombudsman l'avvocato civile che era nei paesi nordici certo. del nord europa però la la rai questo lo capì tant'è che Dopo la nascita delle tv locali, la RAI decise di aprire le reti regionali, le sedi sì. regionali. Che però. Sì. con degli scopi che, andandoli a leggere, sarebbe lungo, io credo che siano disattesi tuttora, eh. dal 1983, mi pare, quando nacquero sì. le reti regionali. È e anche quelle nacquero chiaramente in risposta a un'esigenza locale. Esigenza locale non vuol dire campanilismo localismo, vuol dire che, che sullo stesso schermo <coughs> mi può passare la partenza degli astronauti per la Luna o, o la CNN in diretta dall'ultima guerra o quant'altro, ma se domattina devo andare a lavorare e domattina mi chiudono una strada per lavori non me lo dice né Sky sì, né la Rai né la CNN me lo dicono le informazioni locali sì, vale. i giornali la, 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 la televisione e la radio a questo riguardo il rapporto con la popolazione ha toccato, credo, il massimo della nostra storia, della storia della televisione nei primi giorni di gennaio dell'85 con speciale neve, con la grande nevicata. nevicata. Sì, nel 1985 abbiamo anche qualche immagine ah. di quegli anni. La città bloccata, la città no, l'Italia e parte dell'Europa bloccata da una nevicata mai vista, forse l'ultima forza quella del 56 di, sì. ne, di nevicata che aveva bloccato l'Italia. Spezia bloccata, noi decidiamo di aprire la finestra. Perché aprire la finestra? Noi avevamo la finestra, via della Canonica, che dava su via Rattazzi. Sì. Nevica, apriamo la finestra, mettiamo la telecamera alla finestra, non pulivamo mai i vetri, quindi siamo rimasti al freddo con la finestra aperta, attraverso i vetri non si vede. E inquadravamo la neve, facciamo vedere la neve, copiosa, no, mezzo metro di neve. E poi tu decidi, no, ma. Non stiamo solo a far vedere la neve, Chiamiamo cioè, no, no, allora, qualcuno. Aspetta, l'origine di quella idea, che non era prevista, no, perché non era prevista no. la nevicata, no, 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 no. Eh, fu quella mattina presto. Io ero a scuola perché ero vicepreside sì. all'istituto Fossati e il, eh, cominciò a nevicare forte e si decise di mandare a casa gli studenti. Uscimmo io e don Giuseppe Savoca, insegnante di religione nella scuola, il quale vista la nevicata disse. Ma come faccio io adesso a trovare le catene eh, sì. per andare a Pitelli? Lui abitava a Pitelli in quel periodo. Quella frase di don Giuseppe sì. eh, mi fece venire eh, come una lampadina che si accende: dice ma la televisione può fare un lavoro di questo genere? Sì. Corsi qui e c'era già la telecamera che guardava la. C'era già la telecamera e da lì nacque una trasmissione in diretta. Io penso che in 3-4 giorni abbiamo fatto 48 ore di diretta. Sì. Forse smettevamo a mezzanotte sì. per riprendere poi le alle alle 8, ore del 8 di mattina. Sì. Con il sindaco di allora, Alessandro Bertagna, che faceva base da noi perché. No, All'inizio non voleva all venire. All'inizio non voleva, poi capì che era l'unico eh, modo per comunicare eh, esatto. con tutti, non solo con la città. Anche perché le televisioni, diciamo, concorrenti, ah, no. avevano perso l'attimo, diciamo. No, e no, 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 difatti era uno. Anche poi alla fine per comunicare, ma avevamo fatto delle cose incredibili, tipo trovare le stufe per gente che eh, non erano più il gas, ah, sì. posso ricordare questo, poi cose anche divertenti, come una mamma che chiama dicendo, mi ricordo una telefonata, lui risponde, signora mi dica, beh, mio figlio l'hanno mandato a scuola, non, è, non, è, non hanno chiuso le scuole, non è possibile. E lui disse, signora mi faccia parlare con suo figlio, è giù a giocare nella neve, lo chiamo. Lasci perdere signora. No, tu, tu tu <ride> Sì, quindi che fra l'altro non c'erano i telefonini a quel tempo, no, quindi no, no, si doveva parlare con i telefonini. Avevamo fatto le dirette, ormai io spero che sia caduto in prescrizione, con delle radio... Da radioamatori sì. andavamo in giro, sì, sì. In, mi ricordo io in prefettura con la radio a chiamare, sì, sì, l'unico modo. modo era, non c'erano altri colleghi. Bene, tra i giovani volontari che fin dall'inizio sono stati a Teleguria Sud c'è l'attuale direttore del telegiornale di Telelegoria Sud, Paolo Carrozzi, che tutti popolarmente chiamiamo Pallino. Eh, lo abbiamo intervistato. Ecco Paolo, quando tu hai mosso i tuoi primi passi a tele Liguria Sud eri giovanissimo, quanti anni avevi? Avevo 16 anni, ero insieme a Raffaele Maulella e salimmo le prime scale della canonica della vecchia di Santa... Di Santa sede di... di Via della Canonica quando ancora la televisione era in costruzione. E quali furono i tuoi primi ruoli, la tua prima attività? I primi ruoli erano proprio strettamente. Diciamo anche tecniche. banali. Vi ricordo un esempio fra tutti, il dovere eh, guardare il livello di un eh, indicatore di livello video che non superasse un certo, <ride> un certa altezza. E noi stavamo lì a guardarlo e a regolarlo. Ecco, una delle cose interessanti di Teleriguria Sud, che passa attraverso la tua esperienza, tu hai cominciato diciamo come tecnico se non come assistente, aiutante tecnico, mettiamo così, però poi sei diventato giornalista e direttore del telegiornale, oltre che naturalmente ancora svolgi funzioni tecniche a volte anche con la RAI e così via. Quindi eh, c'è stata un po' una specie di scuola interna. Diversi anche giornalisti Spezzini hanno cominciato a Teleliguria Sud. Sì, eh, intanto una piccola cosa, un onore essere intervistato da te, Vabbè. che questo rappresenta in qualche modo anche una continuità Vabbè, certo. di quello che Tele Liguria è stato negli anni. Certo. E poi sì, Tele Liguria è una palestra per il giornalismo spezzino e poi che ha avuto anche eh, esempi e persone che si sono affermate a livello nazionale. E non solo, diversi giornalisti importanti, anche capi servizio dei quotidiani locali, delle nazioni locali, eh, dopo essere andati in pensione, eh, sono venuti ancora adesso, svolgono attività molto importanti, molto belle di condu condurre eh, sì, trasmissioni. La Pesuria rappresenta una palestra per le giovani generazioni e poi soprattutto anche un modo per eh, far sì che eh, le persone abbiano una continuità nella loro esperienza giornalistica sì. anche a livello dopo e gli e continuino a dare un servizio perché la, dicevamo anche prima la caratteristica di Telegura Sud è servizio pubblico il massimo forse è stato la neve ma questo lo dico io ce ne sono stati tanti sì, quando mi riferivo al fatto che è un onore sì. essere intervistato da te è perché questo servizio che svolge Tele Liguria in ormai 45 anni di attività viene portata avanti quotidianamente. Certo. Noi non ce ne accorgiamo ma veramente in qualche modo facciamo un servizio, un servizio anche nelle notizie più, più piccole, più insignificanti a livello di cronaca, però è sempre un servizio. Eh, ancora una domanda, qual è il tuo ricordo di Dondino? Eh beh Colui che ha avuto la brillante idea di eh, realizzare tutto questo, eh, la sua presenza, la sua costanza, il suo impegno e la sua fatica, perché veramente faticava. Lui, a volte stava proprio anche lui stesso a mandare in onda le cose. Quindi, insomma il suo impegno, la sua forza. Eh, fra l'altro che univa insieme, poi nell'intervista che avevamo mandato lui insiste giustamente sull'aspetto religioso, ma era per lui sempre un aspetto religioso e anche civile. Quello che aveva iniziato in Piazza Brin quando era curato di Don Mori, lo ricordava sempre anche tuo papà, no? nei ragazzi di Don Mori, e Don Dino era stato l'allievo di Don Mori, diciamo, il curato di Don Mori in quegli sì, anni. Sì, questo aspetto civile di te, Liguria, tra virgolette, come l'hai definito, è, da, è dato dall'impronta che ha dato Dondino sin dall'inizio, e questa è la nostra forza eh, e quindi vogliamo portarla avanti ancora per anni. E fra l'altro lui ha dato una grande. Eh... Dimostrazione di rispetto anche verso tutti quelli che c'erano, noi compresi in particolare, perché non ha mai criticato nessuno o se lo faceva, lo faceva molto riservatamente. Io non l'ho mai visto brontolare apertamente contro un giornalista o contro un tecnico o contro qualcuno. Se cercava di spiegare come. Ma neanche tanto, no? Si andava avanti perché era proprio una squadra, è sempre stata. È, è ancora una squadra. È ancora una squadra e a Tenoriguria vale diciamo. O una regola, cioè che ognuno dà quello che può, eh, e chi può dare un'ora, chi può dare due giorni, chi può dare di più, ma tutti siamo allo stesso livello. Abbiamo parlato del telegiornale, io adesso tiro fuori questo, si vede che è giallo. Carta ingiallita, sì. C'è una data qua dietro, scritta esattamente dalla Franca Faggioni, che era la nostra segretaria. Sì. Notizie, trasmesse il 3 ottobre 1977. Questo è il primo telegiornale che scrivesti tu. di sì, Tele beh, certo. Sud. Poche e che, pagine. Che notizie eh? c'erano? Erano poche pagine. Adesso io vorrei leggervi Le la prima notizia e poi facciamo un quiz. Vabbè, ormai avete visto la pagina. Eh sì, hai detto la data. Di quante data. ore fa poteva essere questa notizia. Iniziamo il nostro notiziario con delle notizie dalla città. Intensa attività sindacale alla Spezia. Oggi pomeriggio, nel Salone della Provincia si è svolto un incontro tra rappresentanti sindacali e parlamentari Spezzini per discutere su alcune vertenze in corso e sulle possibilità che si presentano per migliorare la situazione economica e occupazionale della nostra città. L'incontro poco fa era ancora in corso. Eh, era ancora in corso. Sì. Forse potremmo leggerlo stasera. Potremmo leggerlo. Poi magari c'era scritto che l'ospedale funzionava male o chissà sì, che cosa. Sì, sì, andando a prendere, avevamo le cartelline, tu avevi ordinato molto bene la redazione, c'erano tutte le cartelline con eh, i vari argomenti. Sì. Quando sono andato a recuperare questi fogli, le prime due cartelline che mi sono capitate in mano erano... È chiaro che sono argomenti di cui oggi nessuno parla più. Le prime due cartelline erano Aria IP e Panigaglia. Eh, dimmi un po', non parla, più. non parla più. Però è interessante questo. Ecco, però adesso io vorrei anche parlare un po'... Dunque, intanto come è andata avanti, secondo la tua esperienza ormai lunga, diciamo, eh, la televisione? Perché era, intanto era parrocchiale all'inizio. Sì. Sì. Poi nel 25, 70, 25 del vescovo Monsignor Cilento, si decise di regalare, regalato, tra virgolette, sì. con delle offerte raccolte, la televisione alla diocesi, che diventa diocesana. Poi la televisione va avanti e eh, diventa comunitaria, perché alla fine si capisce anche a Roma che queste televisioni avevano sì, un senso. Qui, qui si, si apre un capitolo che è. All'inizio allora, all la televisione era un uh, far west nel senso proprio letterale. Addirittura se uno se si spegneva per un guasto un ripetitore, qualcun altro lo accendeva sulla stessa frequenza, Occupavano. erano delle battaglie legali infinite in cui siamo passati anche noi. Tele, nel 1990 il governo decide di regolamentare, dopo infiniti rinvii, dopo sentenze di tutti i tipi, si decide di regolamentare il sistema radio e in Italia, sia pubblico che privato. E nasce quella che si chiama la legge Mammi, dall'estensore il senatore Mammi che era il ministro, 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 Posti, che era ministro delle poste, famoso per alcuni, famigerata per altri. Cioè, eh, certo. Questa legge prevedeva tre categorie di sistemi di trasmissioni, le radio commerciali, le radio comunitarie e le tv commerciali. Non era previsto nel sistema televisivo l'esistenza di televisioni non commerciali. Ci fu una battaglia incredibile su questo argomento, addirittura un emendamento eh, seguito dal senatore Golfari della Democrazia Cristiana sì, di Milano, all'epoca un emendamento che doveva essere presentato per equiparare radio non commerciali e televisioni non commerciali, sparì nell'attimo della votazione addirittura, mm. con un'intervista, noi avevamo un incontro nel 90 con il ministro Mammigli, si chiese scusi ma... Eh, non Come so, siamo? vedremo qualcosa era una situazione veramente secondo drammatica secondo me facevano paura a Berlusconi Faceva, un po' troppo adesso non entro nei dettagli ma sulla legge Mammi e su uno degli estensori della legge ci sono state delle vicende giudiziarie per cui tutta la documentazione inviata per ottenere la concessione quella di una piccola tv locale di Tele Guerra Sud erano 3 centimetri quindi 300 pagine di documentazione, non oso immaginare quella delle tv nazionali, tutta la documentazione fu posta sotto sequestro e a ottobre del 90, la scadenza era il 31 agosto del 90 per l'invio della documentazione, dovremmo rinviare tutta la documentazione, quindi ci sono state vicende su cui preferisco non entrare e chiunque può andarsela a cercare. Comunque le tv, per le tv non commerciali, furono fatte proroghe, eh, su proroghe, su, è una vicenda quasi, non dico caffichiana, fino al 2001, rinvia al 2001 più volte, chissà perché poi questa data, forse qualcuno era appassionato di, dei film di Kubrick, sì. e alla fine sono state riconosciute in un primo tempo come TV cosiddette comunitarie, per cui parlo di radio, cosiddette, e poi sono state alla fine riconosciute come TV comunitarie. La differenza tra la TV commerciale e la TV comunitaria è sostanzialmente da un punto di vista proprio commerciale. Noi come TV comunitaria abbiamo un tetto di pubblicità di 3 minuti per ogni ora di trasmissione, le TV commerciali hanno 24 minuti di pubblicità per ogni ora di trasmissione. Noi non abbiamo obbligo ai di dipendenti, anche se siamo tre dipendenti. Può esserci l'apporto di personale volontario, che nel caso di Tele Liguria sa che non lavora per fare guadagnare qualcuno, ma lavora per comunicare qualcosa a qualcuno. Certo. E ci sono vabbè, altri obblighi, dal punto di vista vabbè, fiscale e altre cose. Comunque è stata riconosciuta l'esistenza, e si va. Di televisioni che non vogliono solo occupare lo spazio per vendere, ma lo vogliono occupare anche per comunicare. Siccome, come diceva prima Dondino, eh, Tele Liguria, se non la prima, è stata una delle prime sì. del tipo, io credo che questo abbia contribuito con tanti anni di fatica a arrivare al risultato, eh, alle sì, esperienze Tele Liguria. Sicuramente. Volevo dire che è un peccato che poi la nostra città, che ha questa. Creatura viva e vitalissima che è Tele Liguria. Purtroppo, dico: è l'unica sopravvissuta, Ora perché sì. le altre sì. si sono spente più o meno ingloriosamente, eh, pur avendo appunto la possibilità di maggiore pubblicità commerciale. E le radio eh, a, a, Del tutto. hanno avuto anche loro un momento di gloria negli anni '80-90, sì, Radio Spezia. Spuntavano radi da tutte le parti. E, e manca adesso, secondo me, nella nostra città, questa possibilità ah, tu di dicevi, dialogo diretto. dicevi del numero. Sì. In Italia siamo arrivati ad avere più di 700 emittenti televisive nell'anno, eh, diciamo in cui poi la legge Mammi e tutte le altre poi alla fine hanno anche, in realtà, tagliato molte erbacce che esistevano. Sì, eh. certo e più di 1.500 radio. Sì, ma si tratta di un... Noi avevamo il numero assoluto, non altro. in proporzione alla popolazione, eh, in numero assoluto più radio e più televisioni degli Stati Uniti, ah. dove la televisione commerciale e ah. la radio commerciale sono nate. Possiamo dire però una cosa, che la nostra comunità eh, ha accolto con un fragoroso silenzio questa desertificazione. <coughs> io Quello credo sì. Giovanni che con internet e i social, come si esatto, dice Facebook, esatto. uno fa le dirette, qualunque evento lui lo vede in diretta oppure inserito lì nella pagina di Facebook talvolta Però sì, io in esistono, particolare... La, esistono le web radio adesso, sì, le, le radio, radio su... Sì, sì. però eh, io che ascolto molto la radio, no, hai ragione, vedo che eh, c'è so. una vitalità grossa che secondo me potrebbe ridare anche a Spezia la possibilità di aprire essere, questo finale potrebbe essere, essere oh, un'idea invece un argomento non abbiamo trattato ma è legato alle origini delle Ligure è lo sport Nelle due, cito due aspetti uno lo Spezia no? e adesso tu puoi dire qualcosa come è nato, anzi è nata quasi anche oltre che con adesso la messa le, di Don leggeremo Lontino. una cosa su questo eh. e l'altro il Paglio del Golfo oggi il Paglio del Golfo <ride> va anche sulle reti nazionali ma alla fine degli anni '70 nessuno che non fosse sulla passeggiata a no. Morillo aveva mai visto, noi lo facemmo vedere fin dall'inizio. Sì, noi trasmettemmo il Palio del Golfo i primi, primi due anni, il primo anno, forse i primi due anni in differita, poi ci attrezzammo per farlo in diretta con due o tre telecamere. Adesso lo facciamo con due drone. leggevamo il il la, la piattaforma mobile. In concorrenza all'epoca con videospezia e anche poi con uno tv ci si trovano tre piattaforme uguali una sì. accanto all'altra. Ma il Palio del Golfo, sicuramente, poi tra l'altro la prima voce del Palio del Golfo, adesso possiamo sentirne qualche piccolo pezzetto. È una voce molto nota. Diciamo agli abitanti di Lerici, in quanto era Lericino e agli abitanti di Santo Stefano Magri, in quanto è l'attuale padroco di Santo Stefano Magri. E Don anche Paolo a Sud oggi, ma in altri commenti. In altri commenti, in altri commenti. Religiosi. Ecco che si stanno avvicinando, sono ci pare a metà del percorso, metà del campo di gara, si stanno avvicinando qui alla nostra postazione, sulla linea delle boe. Don Paolo Cabano, l'Ericino, l'anno in cui il l'Erici vinse il primo palio del Golfo, io ero in regia, arrivò una telefonata dopo dieci minuti dicendo ma si ha notizia che siano arrivate altre barche oltre il l'Erici o sono affondate tutte all'ultimo giro di Boa. era leggermente preso dalla, da dalla situazione. Forza. Lo sport, io qua ho il libro dei verbali originale del 77, Leggo solo la data. Il giorno 29 agosto 1977, alle ore 18, si sono riuniti in sede di Tegli Liguria Sud, in via della Canonica, i signori Dino Viviani, Egidio Banti, Gabriele Castellani, Eugenio Giovando, Luigi Grillo, che non è il Luigi Grillo Senatore. che conosciamo, era un maestro, maestro sì. elementare, Angelo Spizzico, un commerciante, Enrico Andreani, Angelo Mongattier, per parlare dei programmi da varare il primo ottobre, quando sarebbe iniziata ufficialmente Tele Liguria Sud. La cosa curiosa, ricordiamo che Dondino era un appassionato di sport, molto tifoso di calcio, lui seguiva tutte le partite. Qua abbiamo l'introduzione, vabbè, un provvisorio palinsesto di Tele Liguria Sud. Adesso è curioso per la TV cattolica, diocesana, parrocchiale. Al primo punto, la prima trasmissione segnata per il primo giorno di trasmissione tra Liguria sud è lunedì, ore 21.15, partita dello Spezia. Quando si poteva Quando trasmettere. Si poteva. È è lunedì perché non potevi dare la diretta. Eh no, non e si in, che, in che serie era. Poi penso, era in Serie C all'epoca. Eh. Venerdì, ore 21.15, sport. Sabato, ore 18.45, rubrica religiosa e rubrica di folklore. All'epoca si chiamava, potremmo parlare di, di territorio, sì, in sì. questo senso. No? E poi domenica alle ore 10 la Santa Messa. Subito non si trasmise la Messa perché si preferì iniziare con quella di Natale. Quindi la notte di Natale del 1977 fu trasmessa dalla Chiesa di Santa Maria la prima Messa. Ahimè con una telecamera a colori. È perché si poteva comprare. e una in bianco e nero. Tant'è che le trasmissioni servivano le immagini, due telecamere in bianco e nero, una a colori. Era una cosa un po' particolare. Bella. E la messa è stata un impegno per Tele Liguria. Certo. Sempre, adesso siamo entrati in un circuito in cui trasmettiamo dalla Spezia solo gli eventi diocesani, quelli del Vescovo. Perché? È un impegno trasmettere, trasmettere la messa quotidiana. Abbiamo anche iniziato a trasmettere le messe da tutti i paesi una volta al mese da ogni comunità. C è, c è. è una cosa, sarebbe molto bello riprenderla anche se è, diventa complicato poi da, da tanti punti di vista. Comunque, questa cosa, la presenza dello sport, lo sport sia vabbè, per passione diciamo, della loro titolare della televisione, ma anche lo sport come strumento di promozione sociale. Tant'è che quando noi perdemmo, perché lo Spezia a un certo punto decise di, decise di vendere la, cedere le immagini a pagamento, la gara la vinse Video Spezia, e tu ti non abbiamo la partita, va bene, inventiamo Domenica Sintesi, sì. ai terra, ancora in via della bene, canonica, quindi prima del 90, sì, inventiamo una trasmissione che parla... Del calcio, senza le immagini, no, le immagini le avevamo, sì. tre minuti di diritto minuti, di cronaca, sì. e parla di tutti gli altri sport. Sì. Giustamente, la poi che quando arrivava le notizie le davamo, ma davamo con fatica notizie. perché il telefono era no. fisso. È chiaro, bisognava aspettare che magari il giornalista, eravamo, noi collaboravamo anche con le redazioni spezzine dei giornali, certo, certo, certo. sia la Nazione che il Secolo, certo. perché poi i giornali avevano magari anche tutto l'interesse, certo, a dire ok io ti do il risultato poi domani la gente legge il certo, resoconto certo. sul, sul giornale no? bene eh, ci stiamo avviando verso la seconda parte finale di questa trasmissione io vorrei fare una domanda a ciascuno di voi due non è, non è bellissimo parlare di noi stessi però parliamo di noi stessi in anni passati quindi ormai archiviati sì. in qualche modo però si può dire e in questa trasmissione ha un senso Giovanni Partiamo con te. Si può dire che Tele Liguria Sud ha contribuito a cambiare la città, a cambiare il costume, a si. cambiare la vita delle persone in qualche modo. Si può dire che ha, ha, ha contribuito a cambiare e in quanto ha seguito i cambiamenti, cioè è stata presente sul campo e quindi eh, a differenza delle, dei... Telegiornali locali, statali, diciamo, che sono purtroppo abbastanza grigi e non hanno, sì. non hanno diffusione come per esempio. Non toccano TV, da vicino le persone eh, come incontro. la TV genovese eh, primaria, che invece è molto presente. E Tele Liguria lo svolge su Spezia, che altrimenti dalla Tv genovese sarebbe sì. Sì. abbastanza presente. avevano provato sul primo sì. canale. ma C'è da dire un... a discolpa. Della RAI che negli anni passati sì, ma sono molti anni che la RAI segue costantemente con un proprio corrispondente dalla Spezia le vicende spezzine sì. e quasi quotidianamente non quotidianamente, ma quasi c'è un servizio sì. la Spezia spazio. che viene. Tra l'altro, proprio diciamo, Teleguria Sud fa da base operativa. Ecco. Sì. Per, sì, ecco, sì, per, per Ma il, infatti io il, non il, vedevo per oggi, ecco, per oh, però. Cosa ha portato secondo te Raffaele Teleniguria a Spezia? Ha portato, posso dirlo con una cosa, anni fa, quando ci fu il passaggio al digitale terrestre di prima generazione sì. e anche adesso col passaggio al digitale di seconda generazione, noi abbiamo rischiato di chiudere, perché c'erano dei vincoli spaventosi. Solo mettendoci insieme ad altre tv come Telepace di Chiava, mettendoci insieme siamo riusciti... Anni fa col digitale ad ottenere e noi abbiamo il coraggio di dirlo esplicitamente in televisione nel telegiornale noi rischiamo di più. perché rischiamo. il sistema così concepito adesso non permette a una tv come la nostra di sopravvivere noi abbiamo avuto attestazioni da tutte le forze politiche esistenti e questo indica che cos'è Tele Liguria Sud e che cosa La significa per il territorio. Una televisione che è aperta a tutti, che dà voce a tutti, e che dà voce a tutti mantenendo però il proprio principio di essere una televisione cattolica. E questo è una cosa che evidentemente ha funzionato, perché... Tutti ci, noi siamo diventati la tv pubblica di Spezia. Esatto. Allora succedono delle vizio. cose per cui spesso troviamo, ci chiamano, come mai non siete venuti, eh, non sapevamo niente, ma come? Sul manifesto c'è scritto, cioè organizzazioni che organizzano eventi, scrivono sui manifesti, sarà presente Tele di Sud, ma senza dircelo. Senza dircelo. Questo significa... È, è, un un, è, un anche a, a è un invito a essere più efficaci più, in queste cose ditecelo Vabbè. prima quando ci certo. scoprì di essere invitati però, a tornando, questo scusa significa alla, che comunque al, la città è all è... alle battaglie sul digitale però mi fanno venire in mente che è attraverso le battaglie che cresci no, cioè poi la, la connessione con altre tv locali No. Mitrofe nel territorio, secondo me è una crescita, è una possibilità. Le di battaglie, Le battaglie fanno crescere se si sviluppano se le, le condizioni giuste, ma in queste battaglie molte emittenti sono, sono scomparse. Sì. Ingiustamente, sostengo io. Comprese le altre emittenti spezzine Perché, per che siano diverse. scomparse Beh, erano, erano già scomparse prima. prima. Che okay. siano scomparse legalmente non mi impedisce di dire che sia ingiusto. Certo. Dondino, come ricordavamo nella scorsa puntata, ricordavate, fu processato per aver esposto alla porta della chiesa lui e altri tre sacerdoti esatto. la, un manifesto che invitava a votare sì ah all'abrogazione della legge sul divorzio. Sì. E lui, io mi ricordo, l'omelia il giorno prima del processo dicendo: Ma io non ho nessun problema, domani mi processano sì. perché non ho rispettato questa legge, ma la legge è sbagliata. Non sono io che ho sbagliato, è sbagliata la legge. Era un principio di libertà un principio, in realtà. Poi fu riconosciuto che poi fu riconosciuto sì, chiaramente. era la legge sbagliata, era sbagliata l'interpretazione sì, sbagliata l'interpretazione della, della legge. È chiaro che non si può dire sempre: Io non rispetto la legge perché la ritengo sbagliata. In certi casi, però, c'è cioè il valore della testimonianza. Sì. Comunque, la testimonianza, questa è chiara. Comunque, lasciami dire l'ultima parola su Dondino, la sua ultima attività perché non poteva stare con le mani in mano, sì. fu la casa famiglia di Albaretto, che vero? purtroppo non è sopravvissuto. Albaretto ricordiamo nel di Reggio Emilia, di, di, di Bedonia. Bedonia, sì. e, Bedonia e, con... e questo fu il suo estremo tentativo di essere prete, di essere la, il fondatore di Liguria, ma uomo delle famiglie, non che sentisse la mancanza della famiglia perché era la sua parrocchia. Certo. Ma proprio la, la necessità di star vicino alle famiglie, no, e anche questo, questa questo è una dimensione che no, va no, assolutamente a ricordare. cose, proprio tanti. eh. gli animali, le gabbie degli animali. Sì, era appassionato di uccellini. Aveva sul terrazzo della canonica, l'ultimo piano dove erano le attende di Teleliguria Liguria. Una boliera enorme, sì, sì. penso di una decina di metri quadrati. Bene, Quindi. però aveva tutta la Trecani anche, cioè la scrittura è incredibile. Sì, ma, no, il problema è che lui sul terrazzo aveva anche la fucina con cui, quando serviva qualcosa, ci costruiva si i pezzi fa con la fucina e sì, poi sì. ce cioè, li lanciava giù. Sì. E una volta qualcuno prese un gancio a, appena uscito dalla fucina. Immaginate con quale. Ed è un grande personaggio, Dondino Viviani, che forse dovrebbe essere ricordato in qualche strada sì. o iniziativa che no, lo ricordi no, proprio noi così. Noi lo ricordiamo alla porta sì. della storia, sì, almeno però, quello. Però una, una sua biografia multilaterale che prenda tutti i suoi aspetti dovrebbe trovare manca. qualcuno che scrivesse bene, ora allora concludiamo la puntata dando ringraziando Raffaele Maulella e gli altri ospiti tutta Tele Liguria Sud di questa, e anche gli amici delle televisioni che sono state anche concorrenti Tele Liguria Sud eh, ringraziamo di questa parte e eh, diamo l'appuntamento alla settimana prossima